argentino di religione ebraica, ma non è attinente, con alle spalle una larga e moderna famiglia in rubrica tanti cari amici, il suo primo ed unico romanzo è così promettente che l'editore gli ordina il secondo. Lì Duccio si blocca, uno stallo che lo trascina dentro al tunnel dell'irrilevanza. Il male di vivere a contatto in questa storia è un male che appartiene a un'intera generazione. Duccio Contini è un personaggio che in un certo senso incarna tutto lo spaesamento, l'inadeguatezza e anche un senso di sconfitta che appartiene alla generazione dei 30-40enni. Il male di vivere conduce Duccio all'isolamento sociale e psichico, uno straniamento totale rispetto al mondo che lo circonda, a cominciare dai vicini di casa, gli amici, la famiglia, un isolamento moltiplicato dalle sue fobie. Lo stallo creativo ed esistenziale lo rinchiude dentro una bolla. Come se non bastasse, la mattina dei suoi 30 anni si sveglia vecchio. Ovviamente questo accadimento per lui è traumatico, ma allo stesso tempo la vecchiaia per lui si trasforma nella risorsa che gli permette di liberarsi da tutto questo senso di inadeguatezza, di liberarsi da tutte le aspettative che si erano addensate su di lui. Quello che penso è che la generazione di Duccio è una generazione che nessuno aveva preparato a quello che sta vivendo in questo momento. Duccio è ormai vecchio dentro, ha 30 anni ma è a fine vita, si aggira per il quartiere trascinandosi dietro un carrellino della spesa, si pianta per ora ad osservare cantieri mobili ed eterni, spia la vita degli altri, è diventato un consumatore seriale di farmaci. A me piace molto, nelle storie che racconto, inserire dei luoghi molto precisi, soprattutto se sono dei luoghi che mi appartengono, e in questo senso io abito qui a Monteverde e mi divertiva immaginare questo personaggio che si trasforma in un precoce anziano e vederlo aggirarsi da queste strade, anche perché tra l'altro Monteverde è proprio un quartiere dove c'è un'altissima concentrazione di anziani, e quindi mi sembrava lo scenario perfetto anche per questo. Talmente stanco ed annoiato dentro da cercare la morte, dissemina il suo quotidiano e il suo spazio di trappole letali nel tentativo non riuscito di un congedo silenzioso dalla vita. E proprio la notte in cui esasperato cerca il suicidio, incontra l'amore, la donna che gli restituisce il gusto della scrittura e del respiro. Ad un passo dal baratro si sveglia dal letargo, vuole vivere, ma per una beffa del destino muore, ucciso da una delle sue trappole. Il dramma in chiave di grottesco, la burla che scaccia il pianto. Penso che questo, in un certo senso, possa essere considerato anche come un tentativo di esorcizzare queste cose che vivo a volte anche sulla mia pelle. Un sorriso per combattere l'ansia di vivere. E nella capitale la proposta di dedicare